Sono arrivate delle accuse veramente pesanti e di fronte a questo potrebbe accadere di tutto. Ciao e benvenuti sul canale, io sono Vincenzo Marretta e da qualche anno mi occupo di produzione, promozione e scrittura di musica. Innanzitutto voglio dare il benvenuto ai nuovi arrivati, siete arrivati in tantissimi e non sapete quante cose sono in arrivo qua sul canale, quindi grazie per esserci e se non l'avete ancora fatto iscrivetevi perché veramente sto lavorando a tanti nuovi contenuti di questo tipo e poi più il canale cresce più vi posso portare dei contenuti sempre più enormi. Ci sono anche le live, venite su Twitch, al solito vi aspetto, quindi iscrivetevi tra i vari social che ne possiamo sempre parlare. Oggi parliamo di un argomento un poco delicato. Parliamo di una band che nel suo modo di porsi, nel suo modo di mostrarsi, oltre alla musica, risulta sempre un po' estrema, un po' eccentrica, ma questa è una caratteristica essenziale di questa band e sono i Rammstein. Sicuramente chi è stato ai loro concerti non può che raccontare di uno spettacolo di luci, fuochi e macchine di qualsiasi tipo. E se dico di qualsiasi tipo, di qualsiasi tipo. La loro teatralità è famosa in tutto il mondo e anzi è un tratto distintivo che li ha portati ad essere quello che sono oggi. Senza dimenticare chiaramente la musica. Una musica ben scritta, ben suonata, ma anche di una qualità audio veramente alta. Dei lampi di eccentricità e genialità che, come dicevo, per chiunque li conosce gli restano sicuramente impressi. Ogni membro della band ha veramente un suo tratto distintivo che lo si può notare poi nella sua figura possente e presente del frontman Till Lindemann. E come ogni personaggio di questo tipo che si rispetti, tante sono state le leggende metropolitane che si sono susseguite negli anni, accusando la band, il frontman di questo estremismo, a volte esagerato, ma sempre nella bocca dell'opinione pubblica, ma mai se n'era parlato quanto oggi. Il 22 maggio 2023 la band si esibisce a Vilnius in Lituania. Sembra un concerto come qualsiasi altro, anzi fondamentalmente forse lo è. Però il giorno dopo spuntano su Twitter delle accuse. Una ragazza che si trovava al concerto è stata fermata e invitata a un party, party che a quanto pare sono anche la normalità per molte band, ma soprattutto per i Rammstein. La ragazza quindi dice di essere stata invitata a questo party, di aver bevuto e dal momento che ha bevuto ha cominciato un po' a perdere coscienza, fino ad essere poi accompagnata in una stanza dove avrebbe incontrato Till Lindemann. La ragazza dice che Till Lindemann a quel punto avrebbe voluto consumare un rapporto sessuale con lei e lei si sarebbe opposta, facendo un po' amareggiare Till, ma nello stesso tempo la ragazza non è stata forzata a nulla, finito questo ha avuto la possibilità di andarsene, dicendo anche di comunque essere tanto stata male per quello che gli avevano dato, perché diceva che magari nei cocktail non c'era soltanto alcol, ma magari c'erano altre sostanze stupefacenti. Anche se poi i test successivi fatti sulla ragazza hanno dato esito negativo su sostanze particolari. Chiaramente quando esce questa notizia i giornali non vedono l'ora di cavalcarci e cominciano quindi a uscire i primi articoli accusatori. I Rammstein a quel punto decidono di difendersi e fanno subito un comunicato dove decidono di smentire la cosa, dicendo chiaramente di non essere d'accordo, non essere neanche in linea con la storia raccontata dalla ragazza e di comunque condannare qualsiasi tipo di atteggiamento particolare che la ragazza aveva messo in evidenza, chiaramente negando tutto. Ma siamo nel 2023 e le cose non finiscono mai così. Nell'era del politically correct cominciano comunque a succedere delle cose. Una casa editrice tedesca, che aveva un accordo con Till Lindemann, decide di sciogliere l'accordo. Perché chiaramente contro l'idea di quello che Till potenzialmente avesse fatto, perché il dunque è fino a prova contraria, non lo sappiamo cosa ha fatto. E ora ci arriviamo. Però, già nell'era del politically correct, si comincia ad andare di pregiudizio. Già giustamente Till Lindemann da sempre ha venduto un'immagine di sé molto particolare. E quindi quando si sentono uscire certe notizie, il pregiudizio è quello che prevale. La band risponde a questo, dicendo che chiaramente esige rispetto e soprattutto non un atteggiamento pregiudiziale. Ma non è finita qui, perché a quanto pare, come si dice, cominciano le prime accuse e ne arrivano altre. La procura di Berlino apre quindi un'indagine nei confronti di Till Lindemann e l'indagine quindi è tuttora in corso. A questo punto, dato che c'è un'indagine, verrebbe da pensare ok, vediamo come va a finire prima di dire è colpevole o meno e poi ognuno se ne fa le sue conclusioni. E invece no. Nell'era del Politically Correct parte 2, la Universal Music, tenuto conto di queste notizie, decide di interrompere la promozione e il marketing che stava in quel momento facendo per la band. A quel punto la cosa comincia un po' a sfuggire di mano, perché arriva una dichiarazione del batterista Christopher Schneider, dove dice che Till in realtà negli ultimi tempi si era un po' isolato, si era creato la sua nicchia, perché i party pre-concerto li fanno, vero, lo ammette,
ma sono dei parti normalissime, nulla di che, nulla di particolare, mentre Till si era isolato a fare dei parti per i fatti suoi e quello che succede in quei parti non è dato sapere. Chiaramente lui dice: io non credo che Till abbia fatto nulla di illegale, che però magari abbia avuto atteggiamenti particolari potrebbe anche essere. Diciamo che sto molto romanzando, però il senso del discorso è questo. La band quindi è scioccata, eccetera eccetera eccetera. Alle considerazioni personali ci arriviamo alla fine, al solito. Scrivetemi nei commenti voi cosa ne pensate, perché qua ci sarebbe tanto da dire e magari in una live ne parliamo, quindi scrivetevi, non lo dimenticate. Immaginate in Italia cosa sia successo. In Italia ormai il giornalismo sta prendendo una certa piega, poi ognuno libero di giudicarlo. Immaginate le molte testate italiane che non vedevano l'ora di scrivere un qualcosa del genere contro dei personaggi così estremi come quello che è potuto essere Till Lindemann. Un mix di clickbait e opinioni che generalizzano e condannano a prescindere. C'è un'indagine in corso e quindi ancora su questo non ci possiamo sbilanciare, ci possiamo soltanto ognuno fare delle nostre idee, ma già accusare in maniera pregiudizievole, andiamo al capitolo Politically Correct, parte 3. Certo, Till Lindemann ha fatto di tutto per vendersi come personaggio controverso, e un po' è successo anche ad altri artisti che poi si sono trovati sotto accusa, accuse che a volte sono state vere, a volte anche no. E poi non si spiega com'è possibile che quando queste storie escono, tutti cominciano a dire però, come se tutti non avessero mai saputo niente, se è vero qualcosa c'è stato. È chiaro che una band ha una crew dietro, fare determinate cose mentre stai preparando il concerto, mentre devi fare il concerto. Non credo che se queste cose sono vere nessuno lo sapesse. E invece ora giustamente arrivano altre accuse, c'è quello che dice si è allontanato, è una somma di tante cose. Io resto dell'idea che finché non c'è una sentenza non possiamo sbilanciarci sul tema, possiamo solo raccontare una storia e farcene delle idee. Solo nel momento in cui sarà condannato, allora potremo dire ok, era colpevole. Altrimenti restano chiacchiere da bar. Ragazzuoli, per me è stato un piacere parlare con voi, raccontarvi questa storia. Ditemi sempre cosa ne pensate nei commenti, ci vediamo alla prossima live. Se volete approfondire il discorso, ne parliamo senza problemi, anzi per buon piacere. Iscrivetevi al canale, attivate la campanella e ci vediamo presto.